Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento con il Biancherosso TV Sport dalla porta girevole del San Nicola. È appena rientrato pochi minuti fa Gaetano Auteri, richiamato alla base per sostituire Massimo Carrera, che 70 giorni fa aveva sostituito il tecnico siciliano. Abbiamo queste immagini, sono delle primizie, insomma, delle immagini che riguardano per appunto l'arrivo di Carrera, il ritorno di Carrera in biancorosso, qui quando esce dall'albergo, ma poi lo vedremo anche arrivare allo stadio San Nicola, dove per noi c'è il nostro Michele Carofiglio. Non so se riusciamo già a collegarci con Michele Carofiglio per come dire, capire che aria tira nei pressi dello stadio. Intanto guardate pure le immagini di Carrera, scusate, di Auteri, che ripeto ancora una volta, da pochi minuti è arrivato allo stadio. Intorno alle 15:30 dovrebbe dirigere il suo primo allenamento dell'Auteri bis. Ecco le immagini che ritraggono Auteri praticamente parcheggiato nei pressi dello stadio San Nicola, degli spogliatoi. Adesso lo vedremo uscire per appunto entrare nello spogliatoio biancorosso, meglio dire rientrare nello spogliatoio biancorosso. Insomma, la situazione di Carrera è precipitata nella mattinata di ieri. La società, delusa dall'andamento della squadra e soprattutto dalla prestazione contro il Palermo, ha valutato il suo esonero. Ovviamente Auteri era ancora sul libro paga del Bari. Ricordo che Auteri ha un contratto sino al giugno del 2022, e come gli è successo altre volte, dove era stato esonerato è stato richiamato. L'ultima volta è successo a Catanzaro, quasi come dire una costante della carriera di Gaetano Auteri, che cercherà adesso in queste ultime due giornate di campionato e nei playoff di salvare la stagione del Bari. Non so se possiamo andare da Michele Carofiglio, altrimenti prima di collegarci con lo stadio San Nicola vorrei salutare e ringraziare per aver accolto come sempre il nostro invito Xavier Iacobelli, direttore di Tutto Sport. Xavier, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio agli ascoltatori di Tutto Sport. È dura, come dire, la vita delle blasonate in Serie C. Siccome è un solo obiettivo, cioè vincere il campionato, insomma, accade quello che sta accadendo al Bari, no? Un allenatore che parte, considerato il veterano e il plurispecializzato del campionato di Serie C, poi va via. Arriva Massimo Carrera, ex biancorosso, parte bene, 10 punti nelle prime 4 partite, poi crolla e richiamano Auteri. Insomma, questo dimostra come la C sia un campionato veramente molto particolare. Ricordiamo una sola promozione per girone, più una nel calderone dei playoff, però questo comporta spesso a decisioni anche schizofreniche, non so se sei d'accordo. Ma sai, che la Serie C sia un campionato terribilmente faticoso e impegnativo è assodato. Mostra la sua storia. A me piace molto per Carrera, perché so con quanto entusiasmo avesse accettato la proposta del Bari di guidare la formazione pugliese. Dopodiché c'era stata quella partenza molto positiva che tu ricordavi, e purtroppo poi i risultati successivi non hanno confortato né Carrera né la sua posizione. Quindi, però, ricorrendo alla metafora ippica, i cavalli si dicono alla fine: io avrei insistito con Carrera. Perché non mi pare che la posizione del Bari in questo momento sia così pregiudicata da legittimare un cambio così repentino. Probabilmente è stato l'atteggiamento della squadra, insomma, la sensazione che tra la squadra e Carrera non si fosse creato quel feeling necessario per gettare il cuore oltre l'ostacolo. Insomma, io credo che la valutazione sia stata fatta anche nell'ottica che adesso non c'è più tempo da perdere, nel senso che ci sono ancora due partite di campionato e poi ci saranno i playoff. Evidentemente la società non ha visto, come dire, i presupposti per cercare almeno di raddrizzare la stagione attraverso i playoff. Hai detto, mi dispiace per Carrera, perché Carrera è un tecnico, è un uomo che tu conosci molto bene, insomma, ambiente Juve, ma anche ambiente Atalanta, è stato tanti anni un giocatore importante dell'Atalanta, oltre che della Juventus, però un uomo sempre, come dire, di secondo piano dal punto di vista dell'allenatore, nel senso che al di là di quelle esperienze incredibili in Russia, dove ha vinto un campionato storico con lo Spartak Mosca, e poi in Grecia con le K Atene, è stato sempre nello staff più che un primo allenatore. Secondo te questo può avergli nuociuto nell'esperienza barese? Ma non lo so, io so comunque che mi pare che ciò che ha fatto in Russia sia debba essere sottolineato, perché lui ha portato lo Spartak Mosca alla conquista di uno scudetto storico. Certamente nella carriera di un allenatore ci si possono vivere anche
capitoli amari come quello che sta vivendo adesso Carrera, ma non ho dubbi che troverà un'altra occasione per rifarsi. Il valore assoluto del tecnico, ricordo la sua esperienza quando era il secondo di Conte e quando sostituì Conte per via della squalifica che l'allenatore salentino doveva scontare. Quindi io penso che Carrera, certamente superato questo comprensibile momento di frustrazione, di delusione, saprà certamente riprendere il suo cammino. Non posso perdere l'occasione della tua presenza per chiedere qualcosa che è al di fuori del discorso del Bari, perché insomma il mondo del calcio è in tumulto per questa idea, che è più di un'idea, di 12 grandi club, e forse ce n'è qualcuno anche dietro l'angolo che vorrebbero, come dire, staccarsi dal resto del calcio e formare questa Superlega, Eurolega, come la vogliamo chiamare. Ma secondo te è un tentativo che andrà in porto, oppure credi che insomma non siano assolutamente maturi i tempi per quella che potrei definire quasi una scissione di alcune grandi società dal resto del calcio? Ma sai, l'importante è che queste società che vogliono farsi un campionato privato per giocare sempre fra di loro, così magari evitano anche il rischio di figurarci. Ci sono club che non vincono la Coppa dei Campioni da 25 anni o che magari sono arrivati al massimo ai quarti di finale negli ultimi anni. Quindi è un'operazione meramente economica, è una commercializzazione del calcio che non sta in cielo né in terra, è un oltraggio allo spirito stesso e ai valori stessi del calcio. È una cosa che bisogna assolutamente respingere. Io mi auguro che la UEFA prenda provvedimenti durissimi nei confronti di questi club, che sono liberi di fare quello che vogliono, ma nel momento in cui vogliono creare una cosiddetta Superlega, perché poi se andiamo a esaminare il palmarès recente di alcuni di questi club c'è da mettersi le mani nei capelli. E vorrei anche ricordare che l'indebitamento complessivo di questi 12 club ammonta a circa 6,2 miliardi di euro, stima per difetto. Quindi è evidente che questa sia un'operazione assolutamente commerciale, un'operazione che il signor Perez, impegnato nella ristrutturazione del Bernabeu, che costa soltanto 800 milioni di euro e che risulta avere seri problemi di bilancio, ha ordito, d'accordo con Agnelli e poi Marotta, Zhang e il fondo Elliott che possiede il Milan, si sono accodati. Quindi se vogliono uscire dall'organizzazione calcistica nazionale e internazionale, si facciano il loro campionato, però non giochino più in Serie A. Non devono più giocare in Serie A, perché hanno deciso che loro sono gli eletti, si fa per dire, e gli altri invece sono dei paria. Questo è tutto da dimostrare. Non avremmo mai avuto il Leicester campione della Premier League, non avremmo mai avuto fenomeni come il Sassuolo, certo, che conquistò la storica qualificazione alla Europa League, e l'Atalanta che si sta battendo per la terza qualificazione consecutiva alla Champions League. L'Atalanta, che vorrei ricordare, nel giugno 2019 occupava la posizione numero 97 del ranking UEFA, oggi è la numero 27. Conquistata sul campo, e se l'Italia avrà ancora 4 squadre in Champions League, anche l'Atalanta avrà concorso a mantenere questo diritto, ma sul campo, non perché hai alle spalle un palmarès magari arrugginito da anni e anni di insuccessi e soprattutto bilanci spaventosamente in rosso. Questa è la natura dell'operazione, l'importante è dirlo chiaramente e non con l'ipocrisia che abbiamo letto fra le righe del comunicato con il quale a notte fonda. E anche qui ci sarebbe molto da dire, sì, perché ma come, tu intraprendi un'iniziativa rivoluzionaria, planetaria, e emani un comunicato a mezzanotte e mezzo? Ma perché non fai una conferenza stampa in diretta mondiale in cui ci spieghi come stiano le cose e perché fai queste cose? Poi oggi stanno venendo a galla delle retroscena molto interessanti, Boniek che dichiara che Andrea Agnelli ha partecipato a 30 riunioni per la riforma della Champions League e non ha mai detto bah. Anzi, lo schema di riforma è stato partorito da Agnelli. E non a caso ieri il presidente dell'UEFA Ceferin ha parlato, ha detto che non ha mai sentito uno mentire così tante volte, quindi l'accusa era precisa, insomma. Per arrivare poi a Cairo, a quello che gli ha detto ieri sera in assemblea della Serie A, cioè poi dopo ognuno si comporta come meglio crede e ovviamente risponde a se stesso. Ma qui c'è una questione che va ben al di là del fatto dei 12 club o 15 che saranno. Qui c'è una questione che riguarda i valori del calcio, che riguarda il fatto che io e te andiamo in campo, se sì, tu sei più bravo di me, alla fine ti stringo la mano, tu vai in Champions League perché te lo sei guadagnato sul campo, non per diritto divino. Ieri sera i tifosi del Leeds, con quella t-shirt che sta andando a Roma, bellissimo, sulla schiena, bellissimo, c'è scritto il calcio per i tifosi, bellissimo, e davanti sul fronte della t-shirt c'è scritto vuoi la Champions League, guadagnatela, hanno detto tutto. Bellissimo, anche le parole di Bielsa sono state bellissime, è vero. Bisogna tenere conto, caro Enzo, anche del parere dei tifosi. Mi pare che la presa di posizione dei tifosi dell'Atalanta, che hanno scritto testualmente
fatevi la vostra Superlega e dateci noi il giochiamo Bari. Col Bari, col Catanzaro, se non sbaglio, ho detto questo. Palermo, Catanzaro e Catania, bellissimo, che appartengono alla storia del calcio italiano. Questa è la predisposizione migliore. Bello, bello. Xavieri, ti ringrazio per questa chiacchierata, un grandissimo abbraccio e buon lavoro. Grazie a te, buon pomeriggio da Tutto Sport. Grazie a Xavier Jacobelli, direttore di Tutto Sport. E andiamo da Michele Carofiglio, che è nei pressi del San Nicola. Michele, abbiamo già mostrato le immagini del percorso che dall'albergo dove alloggia ha portato Auteri di nuovo nello spogliatoio biancorosso. C'è attesa, vedo qualche tifoso, insomma si è persa un po' la dimensione delle grandi presenze nei pressi dello stadio, uno perché il Bari è in Serie C, ma due o forse uno perché non è momento di assemblarsi, però qualche tifoso lo vediamo, qualcuno ti passa quasi davanti, però a te altre considerazioni, Michele. Sì, buon pomeriggio Enzo, hai detto bene per quanto riguarda insomma le immagini che hai visto dell'arrivo di mister Auteri, che è arrivato a Bari alle 11.30 in hotel, poi si è diretto subito qui al San Nicola alle 13.30, dove è stato accolto con grandi sorrisi soprattutto dai magazzinieri, anche perché la squadra sta arrivando al momento alla spicciolata, come si suol dire. Un mister Auteri che torna dopo l'esonero avvenuto lo scorso febbraio, ricordiamo, dopo la sconfitta casalinga contro la Viterbese. Un Gaetano Auteri dunque che prima dell'allenamento, che comincerà alle ore 15, terrà un faccia a faccia con la squadra prima di riprendere i lavori e chissà, forse anche cambiare marcia verso i playoff. Con mister Auteri arrivano anche il vice Loreno Cassia e il suo preparatore dei portieri Sebastiano Aprile, dunque si ricompone anche lo staff tecnico. Sì, perché Cassia, ricordiamo che a un certo punto durante arrivo. la prima esperienza di Auteri, Cassia era andato via, era tornato a casa per non meglio precisate questioni familiari, però ricordo che a un certo punto Auteri era rimasto senza il suo braccio destro, che invece adesso è con lui, e speriamo che questo agevoli anche il compito ad Auteri. Michele, tra poco torniamo a collegarci con te, andiamo adesso in pausa pubblicitaria, poi Roberto Maffei e tante altre cose in questo bianco e rosso di Bisport. Ore per una lievitazione naturale, leggero e fragrante. Per tradizione ha il colore del sole. Forte classico pane di semola, in confezione famiglia, coppia e single. So che è buono, perché lo faccio io. Una gamma a partire da 99 euro al mese. Consumi da 3 euro per 100 km. Potente fino a 462 cavalli. Siamo Volkswagen Zentrum Bari e vogliamo percorrere con te la strada verso il futuro. CFG SRL è l'azienda specializzata nella sagomatura del ferro per cemento armato, che opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale per piccole e grandi opere in tempi rapidi e con l'utilizzo della tecnologia più avanzata. CFG SRL, la soluzione su misura per i vostri cantieri. CFG SRL è a Bari, in via De Blasio, traversa numero 20. Info 080 538 0227. Quando è il momento di cambiare il mondo? Quando è il momento di cambiare auto? Suzuki, tecnologia da incentivi. Solo da Car Service Bari, Viale Iatigia 243 Bari. Suzuki. Car Service Bari, nel cuore di Bari. Salubrità è un bel sostantivo. Si riferisce alla capacità di un ambiente o della sua area di apportare benessere fisico. Un impianto Cardascio non si limita a regolare umidità e temperatura, ma effettua una continua pulizia dell'aria da virus, microbi e batteri grazie alla tecnologia UV. E così, mentre tu sarai intento a svolgere il tuo lavoro, il sistema di purificazione Cardascio si preoccuperà di rendere il tuo ambiente salubre e la tua vita più sana. Acme.
un compagno di viaggio che suggerisce la scelta tecnica migliore per l'obiettivo estetico e funzionale del progetto. L'evoluzione ci ha voluto viaggiatori. La cosa più pericolosa da fare è rimanere immobili. Il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono una sola pagina. Non mi dire quanto sei educato e colto. Dimmi quanto hai viaggiato. Follow Bus. Viaggia in tutta sicurezza tra Puglia, Basilicata e Campania. Prenota subito su busmiccolis.it. Rieccoci insieme, seconda parte del Bianco e Rosso TV Sport. Mi scuso del ritardo con Roberto Maffei, ma siamo andati al San Nicola, abbiamo avuto anche questa bella chiacchierata con Xaver Iacobelli. Io di qui vorrei partire. Ciao intanto Roberto, ciao. Voglio sentire la tua voce, vediamo se funziona. Sono, mi senti? Bravo, perfettamente, perfettamente. No, sì. Ha detto una, abbiamo parlato, poi parliamo del Bari perché è l'argomento che più ci interessa, però io mi rivolgo al tifoso della curva, insomma. Queste ore il calcio è scosso da questa, non una butada, questa iniziativa di 12 club che decidono a un certo punto di crearsi un campionato a parte. I tifosi dell'Atalanta hanno detto: a noi non ce ne frega niente se vanno via Juventus, Milan, Inter, a noi va benissimo, anzi ci piace pure di più giocare contro Bari, hanno citato, Catanzaro e altre piazze, perché era una grande tradizione. Il tuo punto di vista? Il punto di vista è che in questo momento si va a delineare una frattura netta tra chi i soldi li mette davvero e può anche perderli e chi i soldi invece li fa girare misteriosamente, perché è evidente che ormai sono i fondi e le multinazionali a possedere la proprietà, diciamo, delle grandissime squadre. Ma soprattutto si evidenzia come i tifosi di queste squadre sono completamente differenti dai tifosi delle squadre vere, cioè sopporta la squadra della tua città, no? Quel motto inglese che anche in Italia è molto seguito, ovvero sì, è evidente che i tifosi di Inter, Milan, Juventus sono tifosi al di là di quelli che vivono a Milano, per la maggior parte sono tifosi un po' diversi dal tifoso vero che vive in prima persona sul territorio le vicende della propria squadra, vedi ahimè le nostre vicende che fanno sì che diventi un tifoso vero, sofferente, polemico, ma vero. Quindi direi che la cosa mi preoccupa molto poco e penso che sia solo un piccolo lavoro molto vergognoso al rialzo per quel ragionamento tutto sommato anche un po' condivisibile, cioè noi dividiamo con tutti ma siamo noi che quando in TV c'è la Juve ci sono tutti i famosi strisciati a vederla, quando c'è Bologna-Atalanta no, quindi un po' di ragionamento economico giusto c'è. E quindi secondo me hanno fatto questa cosa per tentare di alzare l'asticella dei club. Questa è la mia teoria. Roberto, okay, non so se hai visto le immagini del ritorno di Auteri, prego la regia di mandare in onda, sono immagini che ci ha girato il Bari e sono immagini davvero fresche. Che effetto ti fa rivedere Auteri varcare nuovamente la linea della porta dello spogliatoio? L'effetto mi fa tutta quest'annata, l'effetto che mi fa è quello che vedi nei miei capelli, non mi hai mai visto pelato perché evidentemente me li sono strappati, ma non per Auteri, per carità, perché poi i numeri purtroppo dicono che Massimo Carrera ha fatto meno punti di Auteri, ma io penso che questa mossa di Auteri vada a conclamare le responsabilità principali dell'anno. Le responsabilità principali sono evidentemente della società, non solo meritevole di rimproveri per tutti gli errori tecnici fatti, ma anche per una assoluta e totale assenza di idee, di programmi. Questa è una mossa probabilmente disperata, che però evidenzia una responsabilità chiara, anche la seconda, quella di alcuni calciatori, io direi della maggior parte dei calciatori, in primis i più grandicelli, perché i più grandicelli che nel girone di ritorno fanno finta di non scendere in campo, penso che dovranno dare alla società e all'ambiente delle spiegazioni, perché davvero il rendimento di alcuni di questi è vergognoso. Purtroppo forse con Auteri tramonta l'ipotesi di andare a giocare i playoff con i ragazzini, che ripeto sarebbe almeno la soddisfazione di spiegare ad alcuni senatori, che peraltro non è che poi abbiano fatto questa carriera. Io salvo sempre Di Cesare, lo salvo sempre perché Di Cesare l'ha fatta la carriera. Di
Chiesa ha giocato a centro, ha giocato all'estero e comunque si impegna, comunque ci prova, simula, fa, ma altri davvero con una carriera così modesta venire qui a trattarci in questo modo, noi che abbiamo visto fior di calciatori, togliamo il nostro traditore, ma voglio dire, abbiamo visto Maiellaro, abbiamo visto Protti, abbiamo visto lo stesso Carrera, abbiamo visto Henderson, abbiamo visto Bonucci, Ranocchia, cioè voglio dire, non è che possiamo di fronte ad un Antenucci accettare questo modo di giocare così sufficiente in Serie C per uno che comunque ha fatto un po' di Serie A, non è che ha fatto... Beh, ha giocato anche nel Leeds in Inghilterra, ha fatto un grande campionato. Il cannoniere della Serie A lo abbiamo avuto qui, i nazionali, la coppia di centrali nazionali l'abbiamo avuto, abbiamo mandato in nazionale Carrera, cioè non è che siamo proprio con l'anello al naso, quindi forse un po' di impegno in più e un po' di responsabilità da parte di questi uomini più grandi. Apriamo anche alle telefonate, 080-501-9998, ci sono tantissime domande, insomma, intanto ti chiedono, secondo te con i tifosi allo stadio sarebbe cambiato il campionato del Bari, sarebbe cambiato anche l'atteggiamento della squadra, che sensazioni hai? Sicuramente, perché noi siamo speciali in tutto, siamo speciali nelle polemiche, ma siamo speciali anche nella presenza, soprattutto in trasferta con quei campetti piccoli. Spesso abbiamo giocato in casa l'anno scorso, l'avremmo fatto anche quest'anno. Ma quello che voglio sottolineare, scusami se ti cambio l'argomento, ho esaminato benissimo per esempio la partita di Mercurio. Io non sono uno di quelli che gioca Cianci e Cianci, gioca Mercurio e Mercurio. Però tu vedi proprio la differenza. Mercurio ha fatto, è entrato e ha sbagliato due stop, cioè si è allungato il pallone, ma è andato a riprenderla. Cioè, si è allungato il pallone come fanno i nostri senatori, ma poi è andato a riprendere il pallone, cioè con la grinta, con la voglia di rimediare all'errore. Quindi probabilmente non è che abbiamo visto cose tecniche pazzesche, ma a questo punto mettiamone due o tre di questi giocatorini, ma come possono far peggio di questi altri? Com'è possibile fare peggio di questi? Non è possibile, perché se noi prendiamo due o tre giocatori di una squadra di media bassa classifica di questo girone, sarebbero titolari da noi. Sarebbero assolutamente titolari del Monopoli, della Turris, ma ci sarebbero molti titolari per noi. Lanciamo questi ragazzi, andiamo ad andare a fare i playoff con i ragazzi, almeno non tutti. Ma però almeno, diciamo, i tifosi hanno il sospetto che con il ritorno di Auteri invece il Mercurio di turno lo vedremo poco fra in campo, è una sensazione. Potrebbe anche rientrare bianco con una gamba sola, sai, il clan è quello, lo conosciamo. In questo senso sono un po' preoccupato, anche se Auteri non credo che possa giocare contro i suoi interessi. Se qualche chance c'ha di fare il miracolo e prendersi quindi anche qualche soddisfazione, perché evidentemente se ora lui dovesse riuscire nell'impresa è evidente che ne verrebbe fuori completamente vincente. Però voglio dire, l'autolesionismo ha un limite. Io Marras lo vedo comunque tentare, cioè, non è che giochi bene Marras, però Marras non si ferma mai, ci prova sempre, è molto prossimo. Vedo alcuni provarci e non riuscirci, altri non provarci neanche. Maita sono due partite che non sta benissimo, ma questa palla l'ha messa in testa, è comunque uno con i piedi buoni, uno che lotta, uno che... non lo so, vedo cose veramente sgradevoli. C'è una telefonata, Roberto, pronto? Pronto? Dovrebbe essere pronto? Sì, pronto, ciao. Ciao Luigi, il fericottero. Ciao Luigi, ciao. Saluto l'amico che almeno lui dice le cose come stanno e non si fa certo, diciamo, dei problemi a dire le cose insomma come stanno. Niente, questo dimostra, anzi, prima di tutto volevo chiarire una cosa una volta per tutte con te. Io non sono stato mai contrario all'esonero, quello che hai detto tu nei miei confronti, non sono stato mai contrario all'esonero di questo qua che è tornato, anzi. Comunque, qui ci devono spiegare che cosa è successo, perché noi abbiamo diritto di sapere che cosa è successo, perché qui non bisogna essere dei geni a capire che qua nello spogliatoio è successo qualcosa che non quadra, perché non possiamo assistere a questo squallore, perché qui stiamo assistendo a delle partite squallide, che una formazione di scapole ammogliate giocherebbero meglio. Cioè, qui ci devono spiegare, la società ha dimostrato di non essere all'altezza della situazione, ci devono dire chiaramente che cosa è successo, perché uno spettatore che magari domani dovrà andare a vedere le partite del Bari non può andare a pagare 25-30 euro per vedere questo squallore, perché grazie, è una vergogna, Luigi. È qualcosa di vergognoso. Grazie Luigi per il tuo intervento.
ci sono anche delle stagioni che nascono un po' storte in realtà, non dimentichiamo che insomma raramente capita ad una squadra di calcio di esonerare anche il direttore sportivo, insomma ricordo che sono accadute tante di quelle cose in questa annata che spero che siano anche l'errore o la serie di errori dalla quale ripartire l'anno prossimo per non ripetersi. Ti chiedo Roberto, diciamo, che speranze possiamo avere adesso per queste ultime due partite di campionato e poi per i playoff? Che cosa ti aspetti onestamente? Mi aspetto innanzitutto il recupero almeno decente della forma fisica di Cianci. Ora parliamo da disperati, sia chiaro, cioè, è sotto gli occhi di tutti che la squadra non funziona. E non ripetiamo sempre le stesse cose, smantellamento di gennaio, eccetera, eccetera. Alla luce, diciamo, al netto di queste cose, l'unica nota positiva che ho visto è la tenuta fisica. È vero che eravamo in più, però è la prima volta che il Bari finisce in crescendo netto, cioè era diventato padrone del campo. Se facciamo gol 5 minuti prima vinciamo la partita, è la prima volta, generalmente al di là dei calcio d'angolo di Avellino che erano più una reazione isterica. Io penso che questa squadra ha bisogno di uno psichiatra, neanche di uno psicologo, di uno psichiatra. Ho visto il gol di Perrotta con il colpo di testa diciamo imprendibile, e poi vai a rivedere il colpo di testa, peraltro inutile perché poteva calciare di piedi, di Antenucci, da una posizione dove quest'anno non ha fatto 2-3 gol decisivi nel momento in cui il campionato era ancora aperto. Io non lo so, parlo da tifoso, dare una scossa a certi personaggi anche a costo di risultare tra virgolette più debole non li metterei in campo più. Però evidentemente adesso è arrivato l'amichetto, penso che ci sorbiremo la solita squadra dove io essendo un tifoso spero sempre, cioè per me se Antenucci mi fa 3 gol e mi porta in Serie B, certo. Io il concetto ce l'ho ormai mentale, però sempre un giocatore del Bari. Tu parli giustamente, lo precisiamo, sei la voce del tifoso, quindi insomma è giusto che il tifoso poi, come dire, viva... così anche le emozioni e il rapporto, sì, anche però con... Enzo, noi tifosi non ce le scordiamo mai le azioni, quel gol di testa in cui lui è andato goffamente in tuffo di testa invece che appoggiare di piatto in porta, è la stessa posizione in cui non è riuscito mentre cadeva a mettere dentro il gol con chi era una partita importantissima con aiutami, va bene, non ricordo neanche io, verità. Ma sono tutti uguali, poi se li vieni a vedere, poi ma questi sono tutti pazzi. Cioè Sabbione domenica forse è stato il migliore. Cioè Sabbione che ci ha questo, tolto e mio... questo ti rende onore, nel senso che tu non sei stato mai tenero, però riconosci effettivamente Sabbione, che Sabbione ha giocato una buona partita. Facile, sì. Facile, ci deve dare, ne posso parlare anche con lui, ci sono le immagini. Sabbione è in debito nei nostri confronti di 15 punti, matematica, tutti i suoi, me li sono andati a vedere. Poverino. Ma allora, forse è il migliore, allora tu capisci che il problema di questi qua è psichiatrico. Intanto saluto Enzo perché il video della trasmissione è condiviso nel gruppo Calcio Bari oltre il 90esimo, saluto i gruppi che ci seguono e che come dire, ci seguono sempre con molto affetto, tantissimi messaggi, saluto Sabino Bartoli che ti fa i complimenti, insomma tanti complimenti a Roberto Maffei. E poi molti vanno ancora su questioni tecniche, però per chiudere Roberto vorrei proprio in un minuto, non di più perché abbiamo un altro spazio, sì. Il tuo pensiero su Massimo Carrera, perché come dire è andata male il ritorno di un nostro idolo quando giocava al calcio, insomma, no? Perché allora, comunque Carrera, io... noi abbiamo urlato Carrera in nazionale mille volte, insomma ci resta nel cuore, perché per me non cambia la storia. Tecnicamente perché... lui mi ha fatto vedere due cose che mi sono piaciute. La preparazione difensiva, perché nell'immaginario dei tifosi avremmo dovuto vincere tutte le partite, ma lui è andato a Terni e ad Avellino, a Terni per tentare di vincere nel primo tempo e ad Avellino per tentare di pareggiarla. E aveva impostato la squadra molto bene. Quindi secondo me potrebbe essere un buon allenatore. Certo, non è allenatore di Serie C, Girone C. Se decidono in C, gli allenatori devono essere tosti e capaci. E invece ho visto un ottimo allenatore, quello dell'Avellino, sicuramente capace di far giocare una squadraccia in modo decente, grintoso. Di Carrera mi rimane la signorilità e sono convinto che lui in qualche modo abbia agevolato questo esonero. Nel senso che secondo me lui ha mandato a quel paese qualche calciatore e sarà andato dal presidente a dire qui io più di questo non posso fare, e poi magari
avranno, questa è una mia idea, avranno trovato un accordo di carattere non tanto economico, ma quanto di forma, perché sono convinto che sia stato lui a seccarsi della situazione e ha fatto anche bene, se è vero, se questa mia sensazione è vero, perché lui ha difeso meno i calciatori come ha fatto Autieri contro ogni evidenza, cioè le conferenze stampa di Autieri erano pazzesche, perché lui difendeva i suoi pupilli, Bianco, eccetera, eccetera. Adesso, va bene Robertino, grazie come sempre per essere stato con noi, Roberto Maffei, lo ribadisco, voce del tifoso, chiaramente come ogni tifoso parla senza mettere il fiocchetto al pacco, come gli viene viene, perché è questo il senso, altrimenti non avremo questa rubrica dove abbiamo scelto il tifoso, lo ricordo ancora una volta, che ha partecipato a quel contesto nel quale poi come dire, venne affidata la squadra del Bari alla famiglia De Laurentiis. Grazie Roberto, a martedì prossimo. Pubblicità e poi dedicheremo l'ultimo spazio a Gian Nicola Iema. Ore per una lievitazione naturale, leggero e fragrante. Per tradizione ha il colore del sole. Forte classico pane di semola, in confezione famiglia, coppia e single. So che è buono, perché lo faccio io. Rotture. Con Hydromet Service puoi eseguire risanamento tubi, ricerche perdite e video ispezioni senza necessità di rotture né sostituzioni. Grazie a consulenti esperti e tecnici specializzati, Hydromet Service offre soluzioni personalizzate e innovative per grandi edifici come per singoli appartamenti. Hydromet Service. La nostra esperienza al vostro servizio. Scopri di più sul sito www.hydrometservice.it. Oggi mi sento pasticcere e posso esaudire tutti i tuoi desideri. Vuoi essere un unicorno colorato? Hai detto ciambellone al cioccolato? Farine Molino Casillo, per ogni tuo desiderio, in cucina. CFG SRL è l'azienda specializzata nella sagomatura del ferro per cemento armato che opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale per piccole e grandi opere in tempi rapidi e con l'utilizzo della tecnologia più avanzata. CFG SRL, la soluzione su misura per i vostri cantieri. CFG SRL è a Bari, in via De Blasio, traversa numero 20. Info 080 538 0227. Quando è il momento di cambiare il mondo? Quando è il momento di cambiare auto? Suzuki, tecnologia da incentivi. Solo da Car Service Bari, Viale Iatigia 243 Bari. Suzuki. Car Service Bari, nel cuore di Bari. Salubrità è un bel sostantivo. Si riferisce alla capacità di un ambiente o della sua area di apportare benessere fisico. Un impianto Cardascio non si limita a regolare umidità e temperatura, ma effettua una continua pulizia dell'aria da virus, microbi e batteri grazie alla tecnologia UV. E così, mentre tu sarai intento a svolgere il tuo lavoro, il sistema di purificazione Cardascio si preoccuperà di rendere il tuo ambiente salubre e la tua vita più sana. Insalate Jetto, dalla terra più bella, la natura più buona. Guarda papà, ti immagino la Puglia senza ulivi.
Purtroppo non è un gioco. Bisogna agire ora contro la diffusione della xylella prima che sia troppo tardi. Dobbiamo farlo insieme, privati e istituzioni, dal 10 aprile al 10 maggio. In Puglia, tutti i proprietari e gestori di terreni agricoli e verde pubblico devono eseguire le lavorazioni del terreno obbligatorie per la lotta alla diffusione dell'insetto vettore di xylella. Proteggi la tua terra, ora! Fallo anche per noi! Informati subito su emergenzaxylella.it. Biancarosso TV Sport, ultimi minuti, tra poco torneremo da Michele Carofiglio per capire se la squadra è già entrata in campo agli ordini di Gaetano Oteri oppure bisogna aspettare ancora un po', però volevo dedicare un pensiero a Gianni Colaiemma, regista e attore, ma soprattutto emblema di baresità. Il Bari lo ha ricordato domenica scorsa con il lutto al braccio. Uno di quelli che hanno condiviso tanti momenti di spettacolo con lui è Renzo De Andri, a sua volta grande tifoso del Bari, che vado a salutare. Ciao Renzo, buon pomeriggio. Renzo, non sento l'audio, dovresti forse cliccare sul pulsantino dell'audio? Vediamo un po' se riusciamo a recuperare l'audio con Renzo De Andri. Renzo, ci sei? Niente, aspettiamo qualche istante perché vedo il volto ma non sento la voce. Nel frattempo io manderei in onda una clip dedicata a Gianni Colaiemma. Uno dei problemi di queste giornate è lo schizzo del tartufo. Vurdit ia davvero. Il tartufo non dovete. Allora, prima di tutto ci vuole un coltello semplice da cucina a seghetto. Nel momento in cui lo andate a tagliare, non lasciatelo libero, se no gli schizzi imbrattano. Quindi la mano faci sopra o talato a coprire, a mo' di tenda, a mo' di cupola. E a manate. Chi è? Sentirete qualche squiccio nella mano, ma non faccio no. E acqua di mare, acqua santa. Amen. E quando lo hai già aperto, viene il bello. Lo devi scaravettare, come? Andando nella, se la camera si avvicina, si scaravetta in questa maniera, da ci so, che non si la sanno di, perché è un peccato, questo poi con questo acido fenico è abbastanza saporito e dicono che sia molto eccitante. La chiusura? Non c'è, lui dice che di cosa dà? Dà. E cuscala, dove va su? E ce ne sta! E ce ne sta! Bon, ciammai! E ce ne sta! E ce ne sta! E questo è un tormentone di Gianni Colaiemma, ci restano come dire, tanti momenti insomma, di baresità da lui firmati. Provo a recuperare Renzo De Andri. Renzo, un tuo ricordo, si è allontanato Renzo, non riesco più a vederlo. Allora facciamo così, nel frattempo so che sono arrivati altri video legati al ritorno di Oteri, vogliamo mostrarli, poi cerchiamo di recuperare Renzo De Andri? Vediamo, queste sono le immagini. Le scarpette che dico, non si devono comprare. Abbiamo visto per appunto la squadra che torna ad allenarsi. Renzo, ci sei? Renzo, non sento la tua voce. Purtroppo ti vedo anche bene, però non funziona l'audio. Non so per quale motivo non funziona l'audio. Facciamo così, lo recuperiamo magari nei prossimi giorni, collegamento per parlare di Gianni Colaiemma che abbiamo voluto ricordare con una clip. Purtroppo non riesco a sentire il tuo audio, facciamo un ultimo tentativo. Renzo, prova a parlare? Niente. Vabbè, fa niente. Renzo, lo recuperiamo senz'altro nei prossimi giorni. Intanto ti ringrazio per aver accolto il nostro invito, però vorrei che magari venerdì dedicassi un ultimo pensiero a Gianni Colaiemma qui con la maglia al primo colpo quando il Bari centrò la promozione dalla D alla Serie C. Michele Carofiglio, c'è ancora lo stadio, possiamo rubare 20 secondi oppure Michele, allora, velocemente, 30 secondi.
Allora Enzo, possiamo dire che la squadra scenderà in campo per gli allenamenti alle 15.30 perché prima si faranno i tamponi. Noi siamo all'esterno perché per motivi di sicurezza non è possibile a nessuno stare all'interno dello spiazzo, quindi non ci sono tifosi anche per questo motivo. Naturalmente abbiamo visto noi alcuni calciatori arrivare in macchina, una curiosità, Mercurio è arrivato accompagnato dal papà. Bene, bene, grazie a Michele Carofiglio, grazie anche a voi, sulle nostre pagine social continuerete a vedere il primo giorno dell'Uteri Bis, grazie a tutti voi, buon proseguimento di giornata, tra poco SOS Telebari.